scelta è capita sempre su quelle band che in qualche modo richiamano diciamo, le atmosfere di quelle epoche che vogliamo riportare in auge. Abbiamo per quest'anno chiamato anche la gang, che in pratica ha delle tematiche, ha delle idee che si richiamano comunque all'epoca degli anni 70. In pratica adesso posso passare la parola a Roberto, che lui conosce molto bene, vi dirà per quale motivo in pratica abbiamo chiamato la gang. Allora, io sono Roberto Pesovani e mi occupo dei concerti della gang come booking. E due parole sulla gang. La gang, considerata dalla stampa per quanto riguarda gli anni 80 ad oggi, da quando sono nati fino adesso, sono i principali portavoce del rock italiano senza compromessi. Praticamente una delle più grandi rock and roll band italiane, perché hanno sempre scelto le strade più scomode e fuori dai compromessi, enormi compromessi discografici e contrattuali. E niente, tutto qua. Questa è in poche parole la chiusa della storia della gang e chi sono. Poi c'è da dire che il 1º giugno è uscito il nuovo CD che si chiama Insieme alla Speranza, su commissione CIA, che praticamente è un insieme di canzoni riprese del loro repertorio riarrangiate, e riarrangiate con parecchie canzoni contadine, e parla del modo di vivere dei contadini marchigiani e non solo, e delle lotte partigiane di quell'epoca, tra cui c'è una storia sull'eccidio del Monte Sant'Angelo d'Arcelia della famiglia Mazzarini.